Allora, Mattia Basciani, tu sei il piccolo protagonista della storia. Sì. Insomma, innanzitutto ricordiamo che il tuo personaggio è Useppe, non Giuseppe, ma spiegaci perché Useppe, spiegalo tu. Allora, Useppe perché... Perché il suo fratellino ecco, l'ha chiamato. È intervenuto Useppe, il fratellone in soccorso. Sì, perché... Giuseppe, ma allora io gli faccio, ma quindi come ti chiami? E lui fa, Useppe! E allora, ah, bellissimo Useppe, ti chiamiamo Useppe. Allora, da là è nato Useppe. Giustamente, vedi? Giustamente, quando non si riesce a pronunciare poi il nome resta quello, no? Sì. Esatto, vedi? Hai visto che bravo fratello, vedi? Che corre subito in soccorso. Modello. Esatto, fratello modello. Allora, senti, quindi com'è stato per te? Tu hai fatto, insomma, questo film, questa serie... E che esperienza è stata la tua? Era come te l'aspettavi? O hai scoperto delle cose incredibili che non pensavi? Non è come pensavo. È stato molto più bello di quello che pensavo io. Allora, all'inizio pensavo che io era noioso. Però invece dopo un po' di scene ho capito che avevo sbagliato. Sì? Sì. E qual è la cosa che ti ha sorpreso di più? Quando ho scoperto che Useppe stava male ho detto, oddio, adesso come faccio ad interpretarlo? E come hai fatto a interpretarlo? Allora, ci stavano delle scene che lui doveva tipo vomitare e loro con... le conosci le... quelle al limone? Le caramelle? Sì. Che mi hanno... fatto fingere che io dovevo buttare la bava e stavo male. Vabbè, quindi insomma è stato anche uno sforzo, è stato sì, impegnativo, eh? Sì, certo. Hai fatto fatica a fare tutto questo, però ne è valsa la pena, no? Sì, sì, è stato insomma, bellissimo. Al di là dello sforzo ti sei anche divertito, giusto? Sì, ho lavorato con degli attori che mi sono piaciuti molto, dolci, e faccio i complimenti ai registi, alla regista Francesca Alchibugi e Luca Bigazzi che sono riusciti a farmi fare questa fiction. E beh, vedi, sono stati bravi, ma sei stato bravo anche tu. Sì, poi c'è il fratellone che reclama anche di... lui non l'hai ringraziato, eh? Eh? Sei stati molto, molto insieme sul set, sì, no? Sì, sì. È stato veramente un fratello maggiore anche Francesco, vero? Sì, mi sono divertito molto con lui. Con lui? Che facevate durante le pause? Raccontaci un po' qualche cosa che facevate giocavamo insieme. Giocavamo, delle volte da casa mi portavo giochi tipo Uno, questi giochi Stars. Qua. Brawl Stars. Stumble sul Guys. Telefono, Stumble Guys. E... una collection di giochi da fare durante le pause. Così non ci annoiamo. Vabbè, le cose sul set erano molto molto lunghe. Beh, mi sembra giusto, però insomma non è che uno possa lì aspettare tutto il tempo. Esatto. Girandosi i pollici, invece. Invece vi siete divertiti tanto. Sì. Senti, e invece con Jasmine Trinca che interpretava tua mamma? Sì, anche con lei mi sono divertito, era dolce. Mi sono divertito molto con tutti gli attori e... come dicevo prima, mi è piaciuto tanto fare questa fiction. Ok, e quindi immagino che vorrei farne delle altre, no? Sì, sì, dai. Ecco, ma a te che genere di film e di serie piacciono? Quelli d'azione, quelli da ridere? D'azione? Tipo gli Avengers, magari? Tipo. Eh? E quindi c'è un personaggio che ti piacerebbe fare in futuro, quando sarai più grande? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? È il mio giocatore preferito. Ah sì? Perché sei juventino? No. Sono romanista. Bravo, bravo, su questo anche io, bravo. Però il tuo giocatore preferito è Cristiano Ronaldo. Sì. Ah, ho capito. Vedi, che strana questa cosa. E quindi, insomma, dicevo che se dovessi interpretare un supereroe da grande, chi ti piacerebbe interpretare? Qual è il tuo preferito fra tutti i supereroi? Allora, il mio preferito è Iron Man. Iron Man. Iron Man. Bene, quindi avete tutta la tuta quella metallica rossa bella che si apre, eh? Sì, sì. Quello ti piacerebbe molto. Sì, mi piacerebbe molto. Vedi che bello. E invece a scuola che ti hanno detto tutti i tuoi compagni quando poi insomma gli hai raccontato che hai fatto questa serie? Allora, mi hanno detto che loro sono contenti di avere un amico così e
mi hanno fatto i complimenti, tipo mi hanno detto: ah, sei un bambino piccolo per fare i film, però ci sei riuscito, bravo, tipo questo. Adesso diventerai famoso, adesso che la serie esce su Rai 1 diventerai pure famoso, quindi la gente ti riconoscerà per strada, ti chiederà i selfie, ci hai pensato a tutto questo? Allora, in questo momento non ci sto pensando, però mano a mano ci penserò. Sai che è faticosa, Dar retta a tutti, salutare tutti, che tutti ti vogliono stringere la mano, abbracciare, fare la foto. Sembra bello all'inizio, ma poi diventa faticoso. Va bene. E allora, ringraziandoti, speriamo di rivederti presto sullo schermo. E allora ci sai dire quando va in onda la storia su Rai 1? Allora, la storia andrà in onda lunedì 8 gennaio. Io arriverò un po' dopo, però godetevi la fiction. Perfetto, grazie allora e complimenti. Ok.